Quindi noi, diciamo, nella ripetizione della pendenza eravamo arrivati alla pendenza tra i punti 1 e 2. Poi avevamo fatto, sì, in effetti la ripetizione proprio finale era e siamo arrivati fin qua. Allora, richiamo senza che mi rimetto a scrivere e disegnare, prendiamo questo grafico e adesso invece della pendenza tra i punti 1 e 2. Vogliamo la pendenza nel punto P generico, che non è detto che debba essere in mezzo ai punti 1 e 2, diciamo sta lì per caso. Se in questo punto, quindi allora i punti 1 e 2 non li guardate più. Sto avvicinando il pennino, ma non vedo niente. E già che non vedo niente. Scusate. Allora, abbiamo solo il punto P. La pendenza nel punto P, allora, prima definizione, la pendenza della curva nel punto P è pari alla pendenza della retta tangente alla curva nel punto P. La pendenza di una curva in un punto P è pari alla pendenza della retta tangente alla curva in quel punto. Scusa, qual è il problema? Stavamo scrivendo la ripetizione. Ho capito, certo. Oppure, la definizione equivalente, oppure la pendenza di una curva in un punto è uguale al valore della derivata della funzione in quel punto. La derivata è questa, dy su dx. Ah, scusate, questa è la pendenza media.
Quindi, così stiamo anche dicendo, richiamando qual è il significato geometrico della differenziata, della derivata. Quindi, i due concetti di pendenza media e di pendenza puntuale sono collegati perché, vedete, qui per esempio la pendenza media di questo tratto di curva sarebbe, cioè o meglio, è uffa. Il rapporto tra il dislivello delta y, dislivello finito, e la distanza topografica tra i due punti. Distanza topografica, diciamo, è un concetto, un'espressione che si usa in topografia più che in analisi matematica, però va bene lo stesso, dai. La distanza topografica tra questi due punti, diciamo, la proiezione orizzontale della distanza. Se noi prendiamo questi intervalli delta y e delta x e li facciamo sempre più piccoli, in particolare facciamo sempre più piccolo delta x, utilizziamo il concetto di limite. Quindi noi possiamo fare l'intervallo delta x sempre sempre più piccolo fino a farlo tendere a zero. Quindi il limite che cos'è? Il limite è il valore non che prende una funzione in un certo punto, il limite è il valore a cui tende una funzione. No? A volte può essere anche il valore che assume la funzione, che prende la funzione. Però, diciamo, parlando in generale, la definizione generale valida sempre, è il valore a cui tende una funzione, man mano che la variabile indipendente si avvicina a un certo valore. Quindi, il valore che prende la funzione, questo rapporto delta y su delta x, man mano che delta x si avvicina a 0, tende a 0, è pari alla derivata. Però delta, guardandolo fisicamente, diciamo geometricamente, delta y e delta x sono due intervalli. Questi due intervalli si fanno sempre più piccoli, no? Allora, prima diventano così. Poi, vedete, diventano molto piccoli, vedete, questo è il piccolo delta y, questo è il piccolo delta x. Quando tendono a zero, diciamo, il loro valore tende non più, il valore di delta x non si chiama più delta x, ma dx. Che cos'è dx? È come dire un delta x infinitesimo, infinitamente piccolo. Ed è, voi dovete immaginare, questo qui è delta x, immaginatelo piccolo, super piccolo, microscopico e poi ancora più piccolo. Quello lì è dx. E dy, man mano che dx, cioè che delta x diventa dx, delta y, questo qui, questo qui diventa sempre più piccolo fino a diventare dy. Quindi dy su dx è tale quale a delta y su delta x, cioè il rapporto tra un dislivello e una distanza topografica, però entrambi infinitamente piccoli. Quindi questo punto viene sempre più stretto fra questi due segmentini, che quando diventano infinitesimi, il loro rapporto ci dà
la pendenza di questa retta tangente, che è appunto il valore della derivata. Quindi la derivata può essere vista anche come rapporto tra questi due differenziali. E questi due differenziali non sono altro che i cateti di quel triangolino infinitesimo. Così come gli intervalli finiti sono i due cateti di un triangolo finito, di dimensioni finite. Questa qui è la pendenza puntuale della curva nel punto P. Puntuale, anche questa non è come quell'altro perché arriva in orario, puntuale perché è relativa a un punto. Quindi adesso sulla pendenza, quindi non avevamo finito con la pendenza, benissimo. Adesso abbiamo veramente finito.